ragazzi, bentornati in un nuovissimo video di Dove c'è acqua. Stiamo facendo una delle nostre tipiche pescate molto varie, quindi chi fa feeder, chi fa spinning, ci si alterna, si gira. Questo è un posto, direi, di proprietà esclusiva degli alloctoni. I pesci che possiamo incontrare sono siluri, barbi europei, bream, aspi, può capitare anche qualche channel, quindi qualche pesce gatto americano. Insomma, c'è una varietà notevole. Vediamo un po' cosa esce fuori. Quindi c'è o è un'impressione? Penso ci sia. È una piega ridicola, lo sai, vero? Un barbo. Un barbino. Un Johnny Barbo. Johnny Barbo? Un aspio. È una spia. No. È una bream. Ehi. A gift for Gianni. Ah, ma è una leccia stella. È una leccia Amiat. È una leccia Amiat. Ti vedo abbastanza. Io ho un problema con le bream, ragazzi, lo sapete. Questa è una beccata di. Timothy Dalton. Timothy Dalton, so. Del Kansas. Kansas. Yo bro, raviolo is on fire. Sto tenendo la frizione molto aperta perché l'acqua è molto bassa. Stai tenendo la frizione molto aperta perché hai paura. Fear. Sei un. Ehi. Ma chiudi un po' sta frizione, non si può sentire. Adesso aprila, è il momento di aprirla. Un'altra brema. Sì. Liberata. Il setto di pesca oggi è un cannone da carp fishing Shimano abbinato a questo fantastico mulinello 10.000. Da questa parte abbiamo sempre uno Shimano, un bello Shimano Alivio 6.000 e la mitica Link Feeder che mi accompagna sempre in questo tipo di avventure. Bigattino con un po' di pastura da bream, mais, ci sbizzarriamo un po'. Sì, c'è. Sul metodo, attenzione. Attenzione, la mia prima bream. Sì. Vai Gianni. Ha sprecato la canna. Ha sprecato. Bream. Sembrerebbe una little bream di cui questo posto pare essere infestato. Arrivo. Buongiorno, bellissima. Insomma, bellissima. Mangiano veramente in punta, eh? Ah sì. C'è. Eh sì, andando più in là mangiano. Eh beh, dai. Questa è già una bream discreta. Non è ancora di livello, ma forse è la più grossa finora. Un'altra bella bream, questa è un po' più grossa, la più grossa fino adesso. Sono soddisfatto. Yeah. Hai capito? È un pallozzino questo. Questo è un. Una montatura leggera, una light. Montatura light, esatto. La chiamere finesse. Ciao ragazzi, buon viaggio! Thank you.
incredibile, è la mia prima Brem. Ti è? Vabbè, parte subito, eh? Va bene. Ma forse qualcosa qua a destra è attaccato. Bello! A me sentire quel suono di frizione fa venire l'orticaria. Sono pesci veramente senza gloria e privi di della sufficiente dignità. Grazie Marco. Piccola Brem, mi fai schifo. E voilà! Torna dove sei venuta, gli inferi. Allora, dopo un inizio convincente, l'attività è cessata e si è alzato il vento, come si può sentire. Sono diminuite le mangiate, quindi sono sceso, ho messo il 18 come terminale dal 25. È un amo più piccolo perché tanto mangiano solo le brem e ste brem mangiano malissimo in punta di labbro e si slamano facilissimamente. Quindi magari con un amo un po' più piccino, boh. Oh, certo. Adesso si sta un attimo agitando. Testata. Oh, guarda che questo qua secondo me non è una brem, raga. Guardalo. Guardalo, lo vedi? Se è una brem è grossa però. È infatti. Grosso. Oh madonna santa, che è? Oh! Ma che è? Che sta per succedere qualcosa di brutto. Perché è sempre un thriller quando ci siamo io e te di mezzo, ma... No, ma è incazzata nera. Ma almeno mi sto divertendo un po'. Niente, non ne vuole sapere, eh? Una perchia. Il problema è ma che tira testate da barbo questa. Adesso io la forzo leggermente. Cioè si sta comportando veramente come un barbo. Oh, appena l'alzo da testa. Guardalo, è tutto sul filo, tutto sul filo. Non il filo, ma non ho il filo, no. No, c'è il fascinatore dentro il guadino. Sì. Ok. C'è? Vai, vai. Oh, mamma mia, che thriller ogni volta. Oh, questo era il pesce che cercavo. Che culo. Oh, questa è la brem che voglio. Guarda che roba, è un aspio. È un aspic. Gira un po' la coda, bravo, così. Bello, che ciuccio che gli ha in bocca. Che bel pesce. Comunque bravo. Bravo Mingo! Ma... Questo era il pesce che volevo! Bravo, mettete like e subscribe! Lo so, ma guarda che ti giuro che combatteva in modo incredibile. Ma forse il setup è stato decisivo, Marco. No, perché mi ha sfottuto fino a 3 secondi fa. Marco, perdinci bacco. Chiudi questa frizione. Ma che stupido! Dov'è? Ma che bellezza! Rilascia quella merda! Sì, da piccole sembrano delle lecce amia. Madonna mia, guarda, ogni volta che fai le similitudini con dei pesci decenti. No, le lecce stella. Sì, ma anche le amie. Va tenda. Ciao, stupenda. Vai a raccontare ai tuoi amici. Oh, ma che cacchio è? Mizzica, tira, eh? No, minchia, un cefalo rampinato. Cioè, vado a Savona, prendo cefali, vado sul Po e mi trovo i cefali pure nel Po. No, mizzica, è enorme, più che altro. Senti, staccagli sto coso e liberiamolo. Ok. Incredibile, ragazzi. In mezzo alle brem, ai siluri, agli aspi, ai barbi, un cefalo. Cefalo preso a spinning.
con molte molte virgolette. Può capitare, ma di prendere un cefalo nel Po. Vorrei mettere Into the Fantastic Net. Eccola! È anche troppo brutta! Dipende se la paragoni a Manu Brooks vestito da Mrs. Doubtfire, però del bass fishing. È un'immagine raccapricciante, orrificante. Slamata. Fotografata. E rilasciata. Tutta la delicatezza di cui sono capace. E va. Direi che ci avviamo verso l'ultima fase di questa giornata. Ciao Marco, parlaci di te, delle tue più grandi speranze e dei tuoi sogni. Ma allora, partiamo dal presupposto che... Grazie mille per il tuo contributo, possiamo andare... Diciamo che sta andando così. Emozioni, sensazioni, colpi di scena, sorprese. Solo su dove c'è acqua. Una piega ridicola per un pesce... probabilmente altrettanto ridicolo, ma noi questo pesce vogliamo scoprirlo. Andiamo proprio a vedere che brem è. Ed è l'ennesima bruttissima brem in saccoccia e zampata decisiva sul finale. E rilancio. Ok, direi che si è ripresa e allora la facciamo andare. Facciamo l'ennesima volta questa operazione. Niente, ci sono solo loro. Ok. Beh, sta facendo tutto da sola. Mi avrei mica perso dei gigantini. Marco! Andiamo a liberare questi pesci che sinceramente sono stati... qui fin troppo. Questi sono i pesci, ve ne abbiamo rilasciati un casino, ma questi erano quelli che erano papabili e invece se la scamperanno. Quindi ciao Brim, questa è la Hyper Brim, una delle Hyper. Ciao, questo è un chef. Madonna, che padellone, questa era l'aspio. L'aspio. Oh, padellone. Quanto se ne accorgerà. Padellone. Un cefalo incredibile, ragazzi. Un cefalo dorato di mare. Un cefalo del Po. Incredibile. Dorato no. Dorato no, però. I channel li rilascio così perché oh, hanno che quel carini channelini. Fungiglione e basta. Channelino 1. Perfetto. Ciao, ci vediamo dove c'è acqua. È stata una bellissima giornata. Quelle due personacce rimarranno qua stanotte. Dove c'è break, dove c'è acqua. Prendo. Forza, forza, forza. Ragazzi, questo è equilibrismo. Mentre filmo Gianni, tengo la torcia con una mano e piscio guardando Gianni. Una cosa bellissima. Grande, ha lamato benissimo.